Si è lodato Gesù Cristo. Perché Gesù parla in parabole? Perché parla in modo da non farsi capire chiaramente? Perché invece ai discepoli spiega tutto quanto? Perché alcuni sanno di più o possono sapere di più? O vengono riempiti di sapienza e di comprensione, di profondità delle intimità divine ed altri invece rimangono esclusi? E Gesù spiega, con le parole stesse del profeta Isaia, che dalla durezza del cuore derivano tutte queste conseguenze. Cioè dipende dall'atteggiamento che noi abbiamo nei confronti della parola di Dio che ci chiama a sé. La parola di Dio attraverso i profeti e nella sua perfezione. La parola di Dio incarnato, che si fa carne, cioè Gesù. I contemporanei di Gesù, coloro che lo hanno visto e incontrato nelle terre di Giudea, di Galilea e della Decapoli, hanno avuto una sorte unica in tutta quella che è la storia dell'umanità. Nessun altro ha incontrato Gesù durante la vita terrena. Eppure c'è un modo per non incontrarlo, c'è un modo anche per escluderlo. Mentre girava per queste strade, per queste regioni, per queste città e villaggi, proclamando la vicinanza del regno, la sua prossimità e proponendosi come Messia con i fatti, con le parole, le opere di Dio, molti tenevano un atteggiamento di chiusura nei suoi confronti e di ostilità, come ben sappiamo. C'è dunque la possibilità di chiudere il cuore, avere il cuore di pietra, per usare la stessa espressione di Gesù, sicché l'occhio non vede, l'orecchio non sente, e dunque non ci sia conversione e non ci sia la salvezza che Gesù propone. La durezza del cuore è quell'atteggiamento interiore dell'anima, quindi un atteggiamento spirituale, che non vuole la salvezza, non vuole Gesù. E dunque l'occhio di quelle persone, l'orecchio di quelle persone, sono come inibite, chiuse a quella che è la visione e l'audizione. Sentono, ascoltano, vedono. È come se non vedessero, come se non ascoltassero. Il cuore è chiuso. E questo è un passaggio veramente dello spirito che nega la volontà di salvezza, che nega la volontà di andare da Cristo, che nega la volontà di andare da Dio. Noi siamo misteriosamente padroni della nostra rovina. Siamo misteriosamente resi capaci di negare Dio e di peccare, di negare l'evidenza, la ragionevolezza della salvezza, la ragionevolezza della cattiveria delle nostre azioni, ma di continuare in modo perverso in questa via. È un mistero grande, si chiama il mistero del male, il mistero dell'iniquità. E le parabole dunque sono date perché a un occhio attento, a un orecchio aperto, perché il cuore potrebbe non essere del tutto chiuso, la parabola insinua un significato di salvezza. E chi cerca trova. Questo atteggiamento di ricerca indica una volontà della persona di cercare Dio, essere in qualche modo di ritorno. Così vi sono moltissime persone che vivono nel peccato e il cuore è coperto, chiuso, fasciato, reso come sepolto, un tesoro nel campo, potremmo
potremmo dire, dal peccato che loro conducono, dalla vita peccaminosa che fanno. Per cui vi sono atteggiamenti simili in chi rifiuta la salvezza e in chi non la rifiuta, ma vivendo nel peccato, non ha una capacità piena di comprensione spirituale. Perché l'effetto del peccato è quello di rendere sordi, ciechi, di allontanare sempre di più da Dio. Più si pecca, più siamo distanti. Più siamo distanti, meno sentiamo il desiderio, il richiamo delle cose spirituali, anzi c'è un rifiuto, perché il peccato vive in noi, usando l'espressione di San Paolo, e ci rende quindi orientati altrove. Le cose della carne, le tensioni della carne, del mondo, ci spingono lontano da Dio. Ma questa situazione non è la stessa di chi invece è chiuso alla salvezza perché non vuole la salvezza. Questo è il peccato contro lo Spirito Santo. Ebbene, Gesù lancia il suo messaggio con delle parabole che sono un po' un chiavistello che può aprire quelle porte, arrivare alla porta del cuore e introdursi dentro per poter essere visto, percepito in qualche modo. Ecco le storie di grande conversione, come quella di Matteo Levi, il pubblicano, che dopo una vita di peccato davanti al Signore si converte perché le sue parabole, le sue parole, sentite anche a distanza probabilmente, o perché le hanno raccontate, hanno trovato il varco attraverso tutta quella che è la foresta, il peccato che ha coperto il suo cuore di spine, di roghi, il cuore si è aperto e nel momento dell'ingresso Gesù compie una rivoluzione del suo cuore, lo fa uscire fuori, perdonando il peccato, gli toglie anche tutti gli impedimenti e gli diventa capace di ascoltare con pienezza, apertura, tutta la parola di Dio. Diventa colui che può comprendere non solo la parabola, ma Gesù lo destina anche a una comprensione più profonda e completa dei misteri di Dio. Adunque, a chi ha aperto il cuore, verrà dato nell'abbondanza. A chi non ha aperto il cuore, verrà tolto anche quello che crede di avere, o crede di aver ricevuto. Questo aver aperto il cuore è la chiave di tutto. Dunque non è la difficoltà, non è la difficoltà o l'impedimento del peccato che sbarra completamente il cuore, ma è la volontà di rimanere attaccati al peccato che rende il cuore di pietra. In un processo di avanzamento del peccato nella vita della singola, della persona, avviene come una pietrificazione, ma dentro l'anima è ancora capace di gemere, di gridare, e anche una parola, così per immagini, per parabola che arriva, ha la capacità del chiavistello di aprire quella porta che sembra ormai saldata. Altra situazione, purtroppo, è quella di chi invece ha il cuore di pietra per volontà di chiusura. Allora nessuna parabola, nessuna parola aperta, nessuna chiarezza può convertirli, perché sono essi stessi che chiudono. Costoro sono misteriosamente coloro che chiudono volontariamente il cuore alla conversione sapendo di chiudere la conversione. In loro non è solamente l'impedimento del peccato all'anima che cercherebbe ancora Dio, ma è l'anima che non cerca Dio, pur sapendo, conoscendo, vedendo e udendo, la loro anima ha deciso per altro. Ed è per questo che loro verrà tolto ogni bene, perché nessun bene di Dio può stare in colui che sceglie il male coscientemente. Questo è quello che Gesù stesso chiama il peccato contro lo Spirito. Nel Vangelo di Giovanni viene detto, e Giovanni poi lo spiega nelle sue lettere, peccato contro lo Spirito è di coloro che pur sapendo
non vogliono. E per questi il peccato contro lo Spirito non verrà mai perdonato. Noi dobbiamo avere con noi e con gli altri una grande pazienza e carità, perché noi non conosciamo la natura del cuore. Da fuori due situazioni di durezza di cuore possono sembrare identiche. Noi non sappiamo chi ha chiuso il cuore e chi invece ce l'ha chiuso per l'impedimento dei peccati. Costoro sono tantissimi. Per costoro, Gesù dice, quindi penso che per tutta l'umanità, e tutti siamo compresi in questo, Gesù dice: Padre, perdona costoro perché non sanno quello che fanno. Non imputar loro questo peccato, grida Santo Stefano, primo martire, imitando il Maestro. Noi dunque non sappiamo e non dobbiamo giudicare il cuore delle persone che è conosciuto da Dio. Dobbiamo solo pregare, sperare che nessun impedimento possa essere tale da poter impedire l'ingresso della parola di Dio. Una parola viva, come una spada a due tagli, più tagliente, che entra nella giuntura fra le midolle e le ossa, come dire, entra là dove l'anima si congiunge col nostro corpo e ha la possibilità di essere liberata dai lacci di morte. È speranza la parola di Dio. È efficace, non tornerà a Dio senza aver portato il suo effetto. Dio vi benedica.